Moana Pozzi. Buonasera Moana. Buonasera. Allora, noi ci siamo visti tante volte, tante. Io ho fatto tutte le domande che potevo inventarmi. E allora, siccome questa è una serata di donne, con donne protagoniste, allora diamo la parola a loro, che è meglio. Hai mai avuto fidanzati gelosi? Sempre. Sempre. È una cosa abbastanza pesante sopportare la gelosia. Certe volte è anche bello. Cioè, tu hai avuto dei fidanzati gelosi? Estremamente. Non so come abbiano potuto conciliare il mio lavoro con questa cosa. Però... appunto, dico, uno è una gelosia irrazionale, forse perché la gelosia è un sentimento irrazionale. È irrazionale, è inevitabile comunque. Anche quello che ti incontra e dice no, per me va bene così, e io accetto tutto perché ti voglio bene così, in realtà dopo le cose cambiano sempre. Prego, signora. Lei è senza dubbio una bellissima donna, ma cosa pensa i suoi genitori di questo lavoro che fa? Non sono felici, ma è normale, ecco. I genitori cosa potrebbero dire se non dispiacersi? Purtroppo alle volte nella vita si fanno delle scelte che comportano il dispiacere degli altri. Sei quasi pentita? No, non sono pentita. Ne parlavo proprio con mia madre giorni fa, gli ho detto mi dispiace che ti dispiaccia, ma rifarei tutto ciò che ho fatto. Vabbè, chi? Lei? Se deciderai di avere dei figli, cosa pensi che diranno da grandi del tuo lavoro? Proprio per questo motivo penso di non averne, perché ecco, coinvolgere una persona così... far nascere una persona e poi dovergli far accettare certe scelte, credo che non sia giusto. Quindi probabilmente non avrò figli. Ci spiega come fa, dopo aver fatto l'amore sul set, a farlo anche a casa quando ritorna dal suo fidanzato? Oh. Infatti di solito quando lavoro non lo faccio quando torno a casa, sono stanca. Non ho capito la risposta, scusate. Abbiamo capito la domanda, ma la risposta, Moana, non l'ho capito. Cioè, sulla scena ti affatichi troppo, per cui quando sei a casa poi... Sto buona, insomma, in fondo è anche giusto nella vita privata avere dei periodi di... così... Bisogna riposarsi. Tutto non si può fare. Una santa. Come si immagina a 50 anni? Forse a 50 anni mi immagino ancora, non lo so, una donna piacente. Mi darò da fare per continuare a esserlo. Dopo non mi immagino più. Moana Pozzi. Senta, abbiamo parlato di mega show. Lei sembrava che dovesse fare ingresso in televisione in uno show non mega show, ma in un piccolo. Ecco. È successo che la Feder Casalinghe l'ha bloccata. L'ha bloccata perché hanno detto che non trovavano giusto venissero spesi i soldi di chi ascolta la televisione per utilizzare simili personaggi. Ecco, lei ha detto. Simili personaggi. Sì. Lei si sente una perseguitata? Beh, no, diciamo che non ho nemmeno scelto una strada dove non mi faccio perseguitare, insomma, sono abbastanza trasgressiva come persona, lo sono sempre stata, per cui me lo aspetto e pazienza, insomma. Senta signoria, io ho letto una sua intervista dove lei dice che nelle sue love story, chiamiamole, sì, quando incontra dei ragazzi all'inizio va tutto bene, però poi quando lei la mattina va a fare queste foto che lei fa, e quando loro vedono le foto tutto va malissimo invece. È vero, è così. Devo pensare che lei si prospetta un futuro come single? Sì, e questo non è che mi dispiace perché... io sto benissimo da sola, insomma,
per il momento almeno, sono una persona molto indipendente e vivo anche di altre cose, per me non è fondamentale un rapporto a due, a parte che il rapporto a due ci può essere e può molto non essere una storia seria. Vedo sì. Che è molto difficoltoso sì, sì. Per una, un mestiere sì. Come il suo. È vero. Ecco. Senta, ma lei questo suo lavoro lo fa per vocazione o per soldi? No, non è solo per soldi, mi piace molto, non è facile come si può pensare. No? No, è faticoso. Ha preso dei contatti diretti con coloro che l'hanno bloccata? No, non l'ho fatto, prima perché non mi interessa sapere chi sono e poi perché lo immagino. Intanto non era proprio indirizzato esclusivamente alle casalinghe e poi il fatto dei consigli è stata così un'uscita sul momento ironica del... aspetti chi è che lo ha detto, mi pare il regista della trasmissione quando c'è stata la conferenza stampa per parlare di questa trasmissione, poi insomma l'hanno presa male, comunque doveva esserci una specie di rubrica del cuore, una parodia della segreteria telefonica della Bonaccorti e insomma cose così, ecco. E un consiglio di mezzanotte per le casalinghe? Che casalinghe significa tante cose, magari quelle altre cose potrà insegnargliele, chissà. Un'ultima cosa, immagino, lei ha fatto perfino una campagna elettorale, l'ultima campagna elettorale per sì, la sua collega. Ho aiutato. Immagino che lei abbia votato per il partito nelle cui liste si è presentata alla sua collega. Sì. Ma quello che volevo chiederle, pensa di seguire questa carriera? Vedremo anche Moana Pozzi nelle prossime liste elettorali di qualche altra elezione o no? Io non mi intendo di politica e nemmeno mi interessa la politica, sono per la pace naturalmente, non mi piace la violenza e mi è simpatico il Partito Radicale, Ilone è una mia amica e perciò ho votato questo. Per lei, tutto qui. Usando me stessa e la mia popolarità, ho deciso di battermi insieme a voi per dare un piccolo contributo alla costruzione di un mondo migliore, contro l'indifferenza, il razzismo, la censura al piacere e alla sessualità, che fanno parte di noi e della nostra vita. Con l'amore si possono vincere i veri mali della nostra società, che sono il disinteresse nei confronti dell'uomo, che è diventato una pedina nelle mani del potere, e contro il falso moralismo. A forza di sentire notizie su delitti e soprusi orribili, abbiamo fatto l'abitudine a far finta che tanto non c'è niente da fare, che le cose funzionano così. Ma non è vero, dobbiamo fare di tutto per cercare di non essere indifferenti, e affinché certi fatti non succedano. All'uomo nessuno pensa più, a cominciare dai bisogni primari, che poi sono anche i nostri diritti, e gli ospedali che non funzionano come dovrebbero, la mancanza di lavoro, di abitazioni. Oltretutto, le abitazioni che vengono costruite non tengono conto né dell'estetica né della natura. E non dimentichiamoci che l'uomo è fatto anche di sensazioni e non si può costringere a stare in posti grigi, tristi o deprimenti. E poi qualcuno pretenderebbe anche che vivessimo senza piacere, perché il piacere è male, è proibito, è scandaloso. E se non la pensiamo così ci dicono che siamo amorali. Ma non è vero. Perché la sessualità è uno dei doni più belli della nostra vita ed è anche una nostra libertà. Non lasciamo che ce la portino via minacciandoci punizioni o castighi eterni. Dobbiamo cercare di vivere in libertà. Dobbiamo batterci con amore per la conservazione della natura, per il mare, per i boschi, affinché vengano sì usati per i nostri bisogni, ma non distrutti. E poi dobbiamo lottare con tutte le nostre forze contro la criminalità organizzata, con la denuncia e la solidarietà nei confronti delle persone direttamente colpite, costrette a vivere nella paura e private del diritto dell'iniziativa personale e del lavoro. Batterci per tutto questo è nostro dovere e nostro diritto, ma facciamolo con amore. Buonasera. Buonasera, sono Mauro Biuzzi e ho l'onore di avere molte cariche nel Partito dell'Amore.
candidato, fondatore con Riccardo Schicchi, responsabile cultura e propaganda con mia moglie Marcella Zingarini, infine ministro della cultura rosa della nostra ideale Repubblica della Moda. Forse in contrasto con il principio uninominale, cercherò di spiegarvi cosa mi unisce alla capolista Moana Pozzi alla Camera, alla capogruppo Ilona Staller al Senato, a Schicchi, a Virna Bonino detta Barbarella, i candidati confluiti da altre formazioni politiche, tutti uniti in questo nuovo partito dell'amore. Interrogherò per voi questa specie di sfinge che per molti ancora è il partito dell'amore. Partito nuovo, quindi di contenuti più che di programma. I nuovi argomenti che indicherò, come gli anelli, saranno legati in una catena. Primo anello, il senso del nome, partito dell'amore, che nel simbolo è scritto con un'ombra. Dunque, dell'amore, perché Eros è il primo dio che perennemente esce dal caos e porta ordine nel cosmo. E perché partito è antipartito? Perché partito con l'ombra? Perché il partito al quale noi veramente ci opponiamo, quello che c'è ma non si vede perché pericolosissimo più di ogni altro, è a nostro avviso il partito dell'alienazione e della simulazione. Questo super partito unico è il vero fantasma che si aggira per l'Italia e per l'Europa e lo si riconosce perché compone il suo linguaggio fantasma con frammenti impazziti di linguaggi ideologici, con residui di grandi visioni del mondo, veri residuati bellici, con gli ismi della vecchia scienza politica ottocentesca, centralismo, nazionalismo, parlamentarismo, presidenzialismo, regionalismo, federalismo, eccetera. In tal senso il nostro programma è chiaro fin dal nome del Partito dell'Amore, sostituire il linguaggio alienato dei partiti e delle ideologie lasciando emergere il linguaggio amoroso delle attuali società civili, con una cultura politica più legata alle nuove scienze umane, antropologia, sociologia, fenomenologia, pianificazione territoriale, urbanistica, teoria dei bisogni primari, cioè la fame e il sesso. Per il partito dell'amore il disordine non esiste, è solo un ordine più profondo e più complesso che dobbiamo comprendere portandolo alla luce, mettendolo a nudo. Il partito dell'amore è dunque un partito terapeutico. Secondo anello, il simbolo di cui sono l'autore e vi pregherei di guardarlo bene, perché è già tutto un programma di realizzazione politica attraverso il linguaggio amoroso. Qui si vede un cerchio con un cuore che racchiude specchiato il volto radioso e sorridente di Moana Pozzi, una donna vera e non ideale, non ideale almeno per i ben pensanti a causa del suo mestiere di pornostar. Come se non bastasse, dal suo diadema pende sulla fronte una piccola croce, segno di innocenza e di pace. Bene, io credo che questo simbolo, impensabile nell'Italia di soli 10 anni fa, faccia onore in primo luogo al nostro Ministero dell'Interno, che non ha voluto censurarlo, fa onore a quei 3.000 firmatari che ci hanno consentito di portarlo nelle schede elettorali di Roma e del Lazio e farà onore a tutti coloro che lo voteranno il 5 aprile. Perché questo simbolo sarebbe impensabile anche nelle austere e noiose socialdemocrazie nord-europee, nei regimi integralisti e sanguinari del Medio Oriente, ovunque ci siano superarmamenti a est come ad ovest. Questo è un simbolo che ci rende alla nostra originaria cultura pacifica e mediterranea, ci rende uno dei paesi più tolleranti e civili del mondo intero. Inoltre questo simbolo insegna a guardare il volto di una donna di cui è conosciuto soprattutto il corpo, insegna a non censurare, a riunire sempre il corpo di una donna con la sua parte divina, con il volto. Per il Cristo Dioniso, androgino e violentato sulla croce, per il Dio morente, il volto della prostituta Maddalena e quello della Vergine Madre divennero il volto di un'unica Maria, ci è testimone la grande pittura italiana, il cinema di Fellini e di Pasolini. Anche questo, diciamo con questo simbolo, quello che i moralisti continuano a voler nascondere da 2000 anni. Terzo anello, il senso del colore rosa e della cultura rosa. Il nostro colore il rosa è il colore dell'alba. Come Eros amore esce dal caos, l'alba esce dalle tenebre, come Venere la stella del mattino che eternamente ci guida. Parlando per simboli, se sovrapponiamo un'area bianca a un'area rossa, otterremo al centro un'area rosa. Se l'area bianca è quella della cultura religiosa cattolica con fine divino, cioè la fede nell'aldilà della vita, e l'area rossa è quella della cultura laica scientifica con fine l'uomo, la rivoluzione sociale, il paradiso in terra, la cultura rosa si colloca al centro e all'alba di queste due grandissime culture popolari al tramonto. Ecco perché definiamo la cultura rosa del Partito dell'Amore una cultura popolare, di centro e cristiano-dionisiaca. Ecco anche detto perché ci presentiamo solo a Roma e nel Lazio, cioè al centro, perché Roma è la città universale dell'amore, che deve tornare a essere bella ed eterna come l'amore e l'arte. Ci batteremo perché viviate in questa città dell'amore, in cui i vostri sogni e i vostri cuori non vengano mai spezzati. Lo dico a tutti gli innamorati, come se sognaste il 5 aprile, chiudete gli occhi e votate Partito dell'Amore, il vostro partito del cuore. Grazie.
Il Partito dell'Amore si presenta per la prima volta ad elezioni politiche. Il suo simbolo è il volto di Moana Pozzi. Moana Pozzi, diva porno, anni... Quanti anni ha lei, Moana? 30. 30 anni. Da quando si interessa di politica? Ma io ho sempre fatto politica con i miei spettacoli, da sempre, perché i miei spettacoli per me non sono mai stati soltanto un modo per esibirmi o per guadagnare denaro, ma è sempre stata una forma un po' di protesta contro la mentalità borghese della gente, che mi ha sempre infastidito fin da quando avevo 14 anni, quindi in memoria di quello ho continuato a portare avanti il mio discorso e facendo gli spettacoli e facendo i film e riuscendo clamorosamente a entrare nelle case dove le persone avrebbero pensato che non sarei mai entrata. Perché questo? Perché in realtà la pornografia e questo tipo di sesso così evidente, così chiaro, è parte di ogni persona, è parte dei sogni di ogni persona, è parte della vita di ogni persona. Senta, ecco, c'è qualcuno perché... che l'ha consigliata di candidarsi al Parlamento, a queste elezioni? Beh, ci siamo consigliati a vicenda, tutti quanti noi dell'agenzia Diva Futura, Riccardo Schicchi, la Staller, Mauro Biuzzi. E qual è la molla, la considerazione che ha fatto dire sì, accetto? Beh, io era molto tempo che volevo fare qualcosa di più ampio, che non fosse soltanto appunto fare gli spettacoli, film. Volevo fare qualche cosa di diverso, volevo mettere la mia popolarità al servizio di cose che mi sembrano importanti e per gli altri, perché credo che un deputato con la mia popolarità possa fare molto di più di un altro, che non è che gli altri non fanno niente, però io posso fare tante cose. Se vado in Parlamento, non vado in Parlamento per fare la lotta con gli altri partiti, ma per associarmi a chiunque abbia un'idea positiva, buona, che io ritengo giusta e valida. Quindi non un po' come ha fatto Ilona Staller. Non sono contro nessuno, come ha fatto o come non ha fatto, non lo so. Senta, a proposito di Ilona Staller, qualcuno, delle cifre, dicono che è una grande assenteista, che non va in Parlamento, insomma non va a lavorare. Ecco, lei come intende il ruolo del parlamentare? Beh, io intendo che intanto non è detto, ora, ognuno è responsabile delle proprie azioni, primo. Secondo, è anche vero che non sempre il parlamentare si fa bene soltanto in Parlamento. Uno può andare qualche giorno in Parlamento e poi continuare la sua attività fuori. Bisogna vedere se uno è tanto onesto e tanto coerente da farlo anche fuori. Se poi uno fuori si fa gli affari suoi e si becca soltanto lo stipendio, quelli sono, è un problema suo. Quanto costa la sua campagna elettorale? Niente, neanche una lira. Com'è possibile? Perché me la fanno gratis. Le campagne elettorali costano miliardi in genere. Lo so, ma io non è che chiedo le copertine o chiedo gli spazi sui giornali, me li danno, io faccio il mio lavoro. E perché glieli danno? Forse rappresenta qualcosa di diverso, di strano, di nuovo? Intanto sicuramente i giornali mi usano come nota di colore, chiaramente fa notizia, così è simpatico. Per il momento la usano solo come gioco, credo, tutta la cosa, ma per il momento va anche a me bene così. Vediamo velocemente le vostre proposte, ce ne sono molte. Prima che, scusi che la interrompo, ci sono alcune proposte che non fanno parte delle mie, che sono ancora strascichi di proposte della Staller, io non c'entro niente, voglio dirlo subito, quindi lei mi dica, io dirò sì. Proviamo ad elencarle e eventualmente mi corregge. Il diritto all'affettività dei detenuti. Non fa parte delle mie proposte. Allora, anche per amor di brevità, ci dica quali sono le sue proposte. Anche se hanno tutto il diritto dell'affettività, però ci sono cose che, ecco, io penso prima di tutto bisogna abolire questa stupidissima cosa della censura, questi articoli che personalmente mi sono beccata varie volte, 527, 528 del codice penale sul comune senso del pudore, che sono veramente stupidi. Poi l'informazione sessuale, che è una cosa importantissima, perché la sessualità è l'energia vitale, la cosa che spinge le persone, in assoluto è la prima cosa. Le persone che hanno una sana educazione sessuale crescono meglio, lavorano meglio, vivono meglio, non sono aggressive, io di questo sono certa matematicamente. Ora, nelle scuole va insegnata per bene, da persone competenti, non dico che voglio mettermi a insegnarla io, non è questo, però nemmeno l'insegnante di biologia che non capisce niente di... non che non capisce, magari fa più l'amore di me, però in generale le persone che insegnano l'educazione sessuale a scuola, me lo ricordo anch'io che, anche se sono andata a scuola molti anni fa, accennavano, no, qualcosa, però ti parlano di spermatozoi, di ovuli, insomma non ti fanno capire niente.
di quello che è il sesso, l'amore, le sensazioni, che è quello che va capito. Allora ti creano una sorta di paura nei confronti del sesso che rende poi le persone deficienti per sempre. E poi perché? Perché viviamo, cioè il nostro governo, la Chiesa stessa, malgrado io sono cristiana, ma non cattolica, ci tengo a precisarlo, ti insegna che cosa? Che bisogna avere paura del piacere, del sesso, e perché sennò vai all'inferno, sennò sarai castigato. E questo è per sottomettere ben bene le persone, per renderle timorose, paurose. Questo non è giusto, perché la sessualità è uno dei doni più importanti che abbiamo nella nostra vita, non è l'unico, ma è uno dei. E quindi le case fanno schifo perché ci fanno vivere in brutte case, se non hai un sacco di soldi vivi in posti orrendi. La natura non è tenuta in considerazione perché non viene utilizzata come dovrebbe essere, ma viene distrutta senza pietà in assoluto. E in più non bisogna fare l'amore, e insomma uno che cosa deve fare? Si deve sparare a questo punto. Certo, ecco. Ma per lei essere eletti in Parlamento, sì, una elezione in Parlamento rappresenta, come dire, un investimento per quanto riguarda la parte economica? Io devo dire la verità che ho sempre guadagnato bene, io sono molti anni che guadagno soldi, sono quasi 10 anni che lavoro, e poi avevo anche scritto da poco un libro che è andato benissimo, che sta continuando a vendere, quindi non avevo questa necessità di pubblicità, se questo che vuol dire. Come cittadino, che cosa c'è in gioco secondo lei in questa campagna elettorale? Non ho capito la domanda. Qual è la posta in gioco, a suo giudizio in generale, come cittadino? Un bel niente, non cambierà un bel niente. Non cambierà un bel niente. Ci sono voluti tanti anni per portare il paese in questo stato, troppi ce ne vorranno e chissà mai se basteranno per portarlo ad uno stato normale. Io non dico che nessuno fa il proprio lavoro bene, non è vero, ci sono probabilmente molti ministri, molti onorevoli che sono onesti, che tentano di fare bene il loro lavoro, certamente, però i problemi sono tanti. Il fatto è che bisognerebbe iniziare dal singolo, cioè ogni persona dovrebbe imparare a comportarsi bene. Tutti siamo abituati ormai a dire non funziona questa cosa, è colpa sua, anche negli ospedali, però il singolo infermiere a volte si comporta come un animale, il singolo medico a volte altrettanto, nei ministeri la stessa cosa, per le pratiche burocratiche ci vogliono 100 anni. Ma lei che vive bene, che guadagna bene in questo paese, auspica un cambiamento? Ma sì, perché io sono una persona che mi fa molto schifo vedere che c'è certa gente che sta male, che non può permettersi delle cure, e se non hai soldi sei costretto a sopportare quello che devi sopportare, quindi mi piacerebbe che le persone potessero stare meglio. Capisco che è una cosa che può sembrare infantile, perché se la rideranno molti politici, dice vabbè, questa vuole che le persone stiano meglio. Come lo cambierebbe lei il Parlamento? Ma non lo so, intanto ci sono troppe persone a decidere, io dimezzerei, un bel taglio netto in due. Meno teste, troppe teste, troppa confusione e poco controllabile la situazione, ecco. Ma secondo lei la politica, quella con la P maiuscola, sì, come si usa dire, è una cosa seria ancora oppure no? Potrebbe esserlo, però se le cose venissero veramente applicate, anche la criminalità è un discorso trito e ritrito, non devo dirlo io, ma se le leggi venissero applicate per quelle che sono sarebbe già abbastanza, e se la gente va in carcere e poi non ci sta, Invece vengono fatti processi che durano nei secoli dei secoli, poi le persone vanno in carcere, poi per qualche motivo escono e le leggi vanno applicate per bene. Perché questo simbolo? Ma il cuore, il partito dell'amore, è rosa perché la cultura rosa, la mia faccia perché, non lo so, l'abbiamo deciso insieme io e Schicchi, non so, ci piaceva. Senta, candidata a costo zero, ha mai visto avanzi? Sì. Carino. Si diverte quando vede la Sabina Guzzanti che fa la sua imitazione? Non ha niente di quella che sono io, voglio dire, nel cuore. Io non parlo come parla lei, non ho mai parlato così, neanche nei miei spettacoli nascosti. Però è divertente, il trucco mi piace, fisicamente mi piace, non mi piace quello che dice, cioè non sono io, ecco, è un'altra persona. Hanno voluto fare una Moana grottesca, io in realtà credo di non esserlo. La vita dell'onorevole Moana Pozzi, se sarà eletta, cambierà? Beh, farò meno spettacoli, dovrò lavorare, avrò meno tempo per fare spettacoli. Senta, se questo simbolo non fosse presente in queste elezioni, se non ci fosse il suo partito, lei per chi voterebbe? Radicale. Radicale. Tra i radicali e i verdi, diciamo. Perché? Perché mi piacciono i radicali e mi piacciono i verdi. Bene, grazie a Moana Pozzi e ci rivediamo fra un istante per un'altra intervista.
Ringraziamo Rosario Caccamo e passiamo all'altro candidato che è qui ospite nei nostri studi. Sicuramente Rosario Caccamo non ce ne vorrà se diciamo che si tratta di sicuro del candidato più bello e forse più invidiato tra quelli che concorrono alla carica di sindaco della capitale. A questo proposito, Moana Pozzi, lei ha sentito più cattiverie o più interessi nei suoi confronti riguardo alla sua scelta di candidarsi a sindaco di Roma? Ma io devo dire la verità, sono rimasta molto stupita perché sono giorni e giorni che partecipo a delle trasmissioni anche radiofoniche con le telefonate in diretta e anche televisive. Le posso assicurare che avevo un po' di così un po' di timori perché dico mamma mia che cosa mi diranno? Cosa me ne diranno di tutti i colori. Invece la gente si è comportata in un modo completamente diverso, soltanto una telefonata ho ricevuto un po' cruda, diciamo, ma per il resto la gente mi chiedeva seriamente, sinceramente, sembrava almeno, che cosa ne pensavo dei problemi di Roma, come pensavo di risolverli. Sono stati tutti molto così, mi sono piaciuti perché hanno preso in considerazione la mia candidatura senza pensare come hanno pensato in molti e non li posso biasimare perché si può pensare. Io abbia fatto questo per un fatto pubblicitario, ma ripeto, il mio lavoro va benissimo. Smentisce esattamente. Smentisco, questa è una cosa falsa, il mio lavoro va benissimo, proprio in questo periodo va molto bene e devo dire che per questa candidatura ho dovuto rinunciare a molto lavoro, ma ormai fa parte dei miei piani perché io ho deciso di usare il mio personaggio che è molto forte, molto popolare, anche per un impegno sociale e lo posso fare, lo voglio fare, desidero farlo, ecco, questa è la cosa importante. Dobbiamo dire che ha stupito anche noi e non poco leggere il suo programma perché ci aspettavamo dal leader del Partito dell'Amore qualcosa di più privato che non i problemi del traffico, i problemi dei servizi pubblici inefficienti. Ecco, sì, certo, risponda, poi però le chiedo qualcosa sul privato invece. Certo. E io già col mio lavoro di artista che può essere condiviso porto avanti i problemi, quelli che secondo qualche fan mancano dal mio programma, facendo il mio lavoro io già li porto avanti da anni, quelli della libertà sessuale, quelli della libertà di espressione, quindi mi sembrava e poi non mi sembrava che Roma in questo momento avesse bisogno di questo tipo di programma. Penso che Roma ora abbia bisogno di cose, di soluzioni per la vita del cittadino. Perché secondo lei come vivono i romani in questa città? Male perché ci sono tanti problemi proprio legati alla vita quotidiana, dalla mattina che uno si alza e va in giro per la strada è sommerso da mille motivi che portano a stress, nevrosi, violenza, cattiveria, perché questa situazione di vita ti porta proprio a essere. Quindi possiamo dire che lei a un certo punto ha scoperto che il pubblico influiva sul privato, no? Questo possiamo dire, cioè lei si è impegnata in politica perché per andare oltre la sua suo discorso. Ma proprio per usare Moana Pozzi, la popolarità di Moana Pozzi per delle cose anche che possano servire a qualcuno, perché ho scoperto che una popolarità non soltanto come credevo per la gente che mi segue, proprio i miei fans stretti che seguono il mio lavoro da anni, ma anche proprio una popolarità fatta delle signore, delle mamme, dei... Ci può chiarire meglio che cosa significa usare Moana Pozzi, detto da Moana Pozzi? Perché... Allora significa che Moana Pozzi ha con i mass media un discreto potere, insomma, mi chiamano in televisione, mi fanno le interviste e invece di parlare soltanto di Moana personaggio, perché non so, c'è una manifestazione a favore dei malati, ecco che Moana va lì e si adopera per questo, fa delle cose... così importanti per la gente. Allora vediamo nel dettaglio, lei che cosa propone per migliorare la qualità della vita dei romani? A Roma secondo me io vedo come grave problema il traffico, mi esaspera in un modo straordinario e peggiora di... Forse non tutti sanno che Moana Pozzi è tra gli estremisti
della lotta al traffico privato, perché propone la chiusura del centro storico. Sì, ma il traffico comunque non c'è, sono nel centro e ho visto che per quanto riguarda la periferia dipende moltissimo dai parcheggi. Ci sono le macchine parcheggiate, ho visto proprio giorni fa, in terza, quarta fila. Se noi facciamo dei bei parcheggi, il traffico scorre. Sono certa di questo, sono certa che bisogna chiudere il centro. Non è per un fatto tanto di risolvere il traffico nel centro, quanto per permettere al cittadino di riappropriarsi della sua città, di poter fare una passeggiata, di non avere i motorini in testa, le macchine sui piedi. E poi Roma non è stata fatta per le auto in centro. Roma è una città che dobbiamo salvaguardare per il turismo. Se noi continuiamo a ridurla così, i turisti non verranno più e non lo so che fine faremo. Senta, un'altra curiosità, un'altra cosa che ci ha stupito nel suo programma era l'assenza di uno dei suoi cavalli di battaglia passati, e cioè questo dell'educazione sessuale. Ci ha stupito perché? Perché lei sicuramente è un'esperta di sesso, al di là della sua professione, il suo partito si chiama Partito dell'Amore. Sì. Che fine ha fatto questa idea dell'educazione sessuale? Intanto penso che non sia di competenza del Comune una cosa del genere. Ma beh, però un'indicazione poteva metterla bisognerebbe nel programma. Parlare... No, non sono d'accordo, perché ripeto, io come personaggio, facendo il lavoro che faccio, semplicemente porto avanti il mio discorso. Quindi non vuole parlare più di... però l'aveva Io non voglio parlarne più, faccio spettacoli continuamente. Sì, però quando ha debuttato in politica si presentò con un programma in cui parlava anche di educazione sessuale. Sì, ma queste sono le elezioni, queste sono le amministrative, non c'entra niente con le altre elezioni, questa è un'altra cosa. Quindi lei dice che questo tema scompare perché non è più... Perché non c'entra col problema dell'amministrazione di Roma, cosa diavolo c'entra? Va bene, allora vediamo invece il problema dell'amministrazione di Roma è, come anche abbiamo sentito da Rosario Caccamo, il funzionamento della macchina Campidoglio. Sì. Ecco, secondo lei come si fa a farla funzionare meglio? Beh, siccome le persone, secondo me, la maggior parte non sono in grado di comportarsi bene da sole, bisogna istituire dei controlli severissimi per vedere che questa gente lavori, che non si freghi dei soldi, che faccia il proprio dovere. Come diceva prima il signor Caccamo, la cosa più importante in assoluto è umanizzare la gente, gli individui, perché tu puoi mettere tutte le regole che vuoi, ma se le persone non hanno la coscienza e la sensibilità per capire che bisogna lavorare cercando di risolvere i problemi proprio con l'anima, mettendoci dentro tutto, non si risolverà mai nulla, perché niente, non si può, è l'individuo che deve cambiare. Per prima cosa, dobbiamo assolutamente provarci, bisogna gridare, bisogna farsi sentire, bisogna dirlo tutti i giorni, mi parlava ieri in una trasmissione un tassista per telefono e mi diceva che lui ha portato una signora a un pronto soccorso, non riusciva a passare perché la corsia preferenziale era invasa. Vede, lei può fare milioni di corsie preferenziali, se la gente non capisce che non deve sostare lì perché può intralciare un'ambulanza, non c'è niente da fare. E questa è la cosa che è sconvolgente, che le persone non ci mettono buona volontà, non sono disposte a sacrificarsi, non sono disposte a fare nulla, sono solo disposte a criticare. Questo lo sanno fare benissimo, ma dare delle proposte a niente, quello no. Sono colpa degli altri, è sempre colpa degli altri, tutti sono santi, ma non è così, siamo tutti colpevoli di quello che è successo fino ad oggi. Da personaggio dello spettacolo a candidata a sindaco di Roma, come è nata questa decisione? Ma questa decisione è nata perché penso di essere una persona adatta a fare questo, perché sono libera e non sono appoggiata da nessun partito. Credo di essere un personaggio nuovo in questo senso, con molta volontà e voglia di fare, e questo è importante, credo, anche perché oggi non ci sono anche quelle che sembrano novità, secondo me non lo sono, tra i candidati che si presentano per Roma, diciamo. Forse sono io la vera novità. Ma Roma è una città difficile da governare. Lei crede veramente di poterlo fare meglio degli altri? Ma penso che naturalmente Roma non si governa da soli, naturalmente ci sono degli aiuti, c'è della gente che ti consiglia, non sei solo, però credo che la persona che sia a capo di tutto debba essere fondamentalmente coraggiosa, ma soprattutto onesta,
Oggi ce n'è bisogno e naturalmente Roma è una città difficile, ma come molte altre città. I problemi di Roma li sanno tutti, sono sempre quelli, ma l'importante starebbe nel fatto di risolverli in modo diverso, senza che le cose si dicano soltanto e poi vadano a finire per 20 anni così a morire. Di solito non hanno mai risolto quasi niente dei problemi di cui hanno parlato in tutti questi anni. Sarebbe giusto cominciare a farlo. E allora in che cosa si contraddistingue la lista che sostiene la sua candidatura? La lista che sostiene la mia candidatura è fatta da gente comune, lavoratori appartenenti alle più svariate categorie sociali, dai medici agli infermieri, c'è un postino, c'è un insegnante di lettere, ci sono degli artisti, è bella per quello, perché ognuno porta qualcosa di suo, ognuno... E poi sono tutti molto entusiasti. I politici di professione in fondo non credo siano le persone più adatte oggi come oggi A lei crede di potercela fare ad essere eletta sindaco? No, non credo di potercela fare, però anche perché sto agli inizi mi basterebbe, sarebbe sufficiente un piccolo posto per imparare a muovermi in questo senso e per imparare proprio per crescere, quindi mi basterebbe anche un piccolo posto, ripeto. Perché si è presentata se non crede di avere possibilità di essere eletta? Sono presentata perché per iniziare una carriera politica non si può sperare o pensare di candidarsi a sindaco, diventare sindaco, sarebbe anche un impegno gravoso e poi non ho l'esperienza ancora necessaria per questo. Però mi sono candidata con la speranza di raggiungere dei risultati, di iniziare una strada, insomma. Lei ha dichiarato che il suo programma è simile a quello degli altri, ma che si contraddistingue per il modo diverso con cui sarà sviluppato. In che senso? Che starò molto a sentire la gente, anche sperando che... Credo che le persone... Ci siano molte persone con delle soluzioni a tanti problemi. Ascolterei molto la gente, ecco, questo non lo fa quasi nessuno, ma perlomeno fino ad oggi non l'ha fatto nessuno. Cosa intende dire quando dice che a Roma ci vorrebbe più amore? Beh, che forse bisognerebbe risolvere i problemi mettendoci anche un po' di cuore, perché i politici sono estremamente quadrati e alle volte dimenticano il lato umano delle cose. È importante invece non dimenticarselo, ecco, per amore naturalmente non intendo, almeno in questo senso, in questo contesto, l'amore sessuale, intendo l'amore proprio, il desiderio di comportarsi in un modo che sia vicino alla gente il più possibile. Cosa farebbe per risolvere il problema occupazionale di molti giovani? Beh, prima di tutto bisognerebbe fare in modo che le persone non rimangano nei loro posti di lavoro fino a 100 anni, perché è giusto che ci sia un ricambio. E purtroppo bisogna lasciare il posto anche ai giovani, ci sono dei posti che non si liberano mai e i giovani non hanno mai la possibilità. Poi sono sempre gli stessi, le stesse persone che lavorano per conoscenze e anche con pochi meriti, e questa è un'ingiustizia, insomma. Nel suo programma che posto occupano le manifestazioni culturali? Ma io ho fatto sempre molte manifestazioni culturali, per me la cultura, ma poi Roma è una città di cultura, è importante. E io sono molto vicina agli artisti, sento i loro problemi. Roma è una città che manca di molti spazi per gli artisti, sia per fare performance, spettacoli, è una città che potrebbe essere la capitale della cultura e invece non lo è. È vecchia sotto questo aspetto, anche le strutture sono vecchie, non c'è niente per fare un concerto, ci sono luoghi che non vanno bene, manca un museo d'arte moderna come si deve, mancano tante cose. Io farei una parte della città come città degli artisti, insomma, un posto con laboratorio, un posto per gli artisti. Ma esistono a Roma spazi disponibili? Ci sono molti posti a Roma, adesso dovrei avere poi un'idea. Ci sono tanti posti inutilizzati a Roma, posti con edifici decrepiti, buttati lì da un lato dove nessuno né li ristruttura, non ci fanno niente, rimangono lì chiusi. Sarebbe bene usare le cose che ci sono, ecco. Qualora io avessi un posto in Campidoglio, mi occuperei di sapere
quali sono questi spazi a disposizione e cercherei immediatamente di farli utilizzare. Chiuderebbe il centro storico al traffico? Sì, senz'altro, lo chiuderei. Mi piace di più senza macchine, mi sembra più giusto che le persone possano passeggiarci invece che andarci in macchina. Lei non è nuova, diciamo, anche a queste imprese politico-amministrative, si è candidata al Montecitorio, alla Camera, la volta scorsa ha riportato più di 22.000 voti di preferenza personale, non è stata eletta, però è stato un risultato. È andata bene, sì. È andata bene, come lei dice. Ecco, come mai si è decisa questa nuova avventura politico-amministrativa come sindaco in una città così piena di problemi? Beh, perché io amo Roma intanto e sentivo questo desiderio di impegnarmi socialmente per la mia città e voglio farlo, insomma, e non è un fatto di pubblicità come molti hanno pensato. Lei appunto, molti hanno dato questa interpretazione, sì. Un fatto pubblicitario. Roma, lo accennavamo, tanti problemi. Mm-hmm. Lei in particolare insiste per una soluzione, diciamo, umanitaria ai tanti problemi di Roma, i servizi sociali, i giovani, gli anziani. Beh, perché penso che il benessere di una città e la soluzione dei problemi di una città parta soprattutto dal fare stare bene le persone devono vivere in condizioni umane, devono avere la casa, devono avere un lavoro e poi si possono risolvere anche gli altri problemi che sono importanti certamente, però non credo che sia il traffico il problema più importante o i parcheggi, sono cose da sistemare subitissimo, però prima bisogna mettere la gente nelle case, la gente che sta nelle baracche, che vivono in 7-8 in una stanza, insomma. E poi bisogna cercare di trovare un'occupazione, insomma, credo che questo sia fondamentale. Sì, insieme al problema del lavoro, in qualche modo anche collegato, c'è questo tema su cui la campagna elettorale ha avuto anche motivi di tensione, di punti di vista diversi, quello degli extracomunitari. È un problema, insomma, che però va affrontato da due punti di vista, uno umano, e uno proprio come problema. Umanamente bisogna rispettarli, assisterli e quando stanno in Italia devono avere dei servizi sociali, è importante, però non possono stare secondo me a tempo indeterminato nella nostra città, insomma, se entro un certo periodo di tempo non riescono a sistemarsi con un lavoro devono rientrare al loro paese, adesso non so quanto può essere questo periodo di tempo, ma un anno e mezzo, ecco. Signora Posi, parafrasando Napoleone Bonaparte, ciascun candidato ha nel segreto dell'urna il bastone da maresciallo, cioè la possibilità di diventare sindaco. Se lei fosse il sindaco di Roma, si dice che sarebbe integerrima e con tempo inflessibile, comunque come gestirebbe la macchina amministrativa? Ma sarei inflessibile, io sarei un controllore spaventoso, ecco, mi occuperei di controllare principalmente che ogni persona faccia il suo dovere e poi punire durissimamente chi sbaglia. Chi sarebbero i suoi collaboratori? Ma devo dire la verità che in questo momento non ci ho ancora pensato, ci sto pensando e comunque lo dirò quando sarà il momento. Lei ritiene di avere, oltre che l'appoggio evidente della sua lista, altri sostegni a Roma? Quale parte della cittadinanza pensa possa votare la sua candidatura? Ma la gente che ha capito che sono sincera e che parlo col cervello ma anche col cuore, che è una cosa importante perché i problemi di una città bisogna risolverli anche con umanità e con cuore e penso che una donna sia la persona più adatta. Mille problemi Roma, mille ipotesi di risolverli. Uno fra tutti, il problema del traffico, lei avrebbe una ricetta per risolvere questo aspetto? Ma intanto bisognerebbe fare questi benedetti parcheggi che è quello che crea molto traffico, ecco, la mancanza dei parcheggi. E poi il centro io lo chiuderei. C'è una immagine conclusivamente, un'idea, un sogno con cui lei, come dire, racchiuderebbe il suo programma, la Roma del futuro? Vorrei Roma una città di nuovo sicura, dove la gente sia felice di uscire la sera, una città senza violenza, una bella città vivibile, quale è?
Si conclude la campagna elettorale, domani sabato, come di rito si definisce questa giornata, pausa di riflessione, domenica 21 si vota solo nella giornata di domenica fino alle 22, da lunedì mattina lo spoglio. Le trasmissioni elettorali in caso di ballottaggio riprenderanno, oltre che nelle nostre sedi regionali, anche sul piano nazionale con i capoluoghi, le città capoluogo di regione, per quelle nelle quali ci sarà appunto il ballottaggio. Buonasera. We'll be right back.